Il 25 luglio rappresenta una data fatidica per la storia del nostro paese, in quanto in tale giornata si consumò la destituzione di Benito Mussolini quale presidente del Consiglio e di conseguenza il crollo del regime fascista, inaugurato l'indomani della marcia su Roma. I fatti sono ben noti. L'ordine del giorno Grandi, proposto dall'omonimo quadrunviro fascista e sottoscritto da 19 appartenenti al Gran Consiglio del Fascismo, organo costituzionale del Regno d'Italia, sfiduciò Mussolini, che di lì a poco verrà tratto in arresto dai carabinieri per volere del re. Il golpe ebbe per congiuranti i membri di spicco del regime che, rappresentati da Grandi, vollero riconsegnare a Vittorio Emanuele III i comandi delle forze armate, estromettendo Mussolini dal governo con il pretesto secondo il quale quest'ultimo fosse invito a larga parte dell'esercito. Purtroppo per Grandi gli eventi concorrenzialmente determinati non gli valsero la carica di presidente, finita nelle mani inette di Badoglio, prodromo dell'infame 8 settembre. Meno noto di tutta la vicenda fu ciò che successe nelle ore immediatamente precedenti e successive alla votazione del Gran Consiglio. Le ultime febbrili ore passate come di consueto da Duce a ricevere diplomatici e personalità di spicco dei paesi co-belligeranti. Non sarebbe sensato chiedere che venga fatta luce su avvenimenti che a distanza di così tanti anni ancora influenzano la politica italiana? Non è forse compito dello storico occuparsi dei fatti che, dispiegandosi, diventano testimonianze del nostro passato? Purtroppo la politica tende a scrivere il presente interpretando il passato sotto la lente dell'ideologia, vestigie di un mito, quello della resistenza, che rimane l'ultimo baluardo cui taluni si aggrappano pur di giustificare la loro permanenza nei vitali centri culturali e politici del paese. Nel nostro piccolo, grazie all'aiuto di un grande giornalista e di importanti testimonianze, cercheremo di abbattere la sovrastruttura ideologica che Gramsci così bene seppe descrivere attraverso i ricordi dell'ultimo diplomatico a colloquio con Mussolini prima del suo arresto. Finalmente, uno che viene dall'Italia a domandarmi che cosa mi disse Mussolini la mattina del 25 luglio. Così venne accolto il 6 luglio del 1966 Piero Buscaroli da parte del barone Shinrokuro Hidaka. Buscaroli in realtà a quell'appuntamento ci arrivò con 3 anni di ritardo. A posticipare l'esclamazione del barone ci si mise il Vietnam, sede del reportage del giornalista, ai tempi scrittore di punta del Borghese, del maestro Prezzolini e del Roma. Penna tanto elegante quanto tagliente del giornalismo nostrano, la sua figura, giunti fino a questo punto, merita un approfondimento. Corrispondente all'estero e critico musicale, monumentali le sue opere su Beethoven, Bach e Mozart, il Buscaroli si mise in testa di fornire un'altra verità sul 25 luglio, a dispetto di quella ufficiale che detti storici sostenevano per partito preso. D'altronde le capacità per analizzare i fatti non gli mancavano, affinate in anni di reportage spinosi dal conflitto arabo-israeliano alla primavera di Praga, passando per la guerra in Vietnam. Tale caparbietà derivava anche da fatti personalmente vissuti, quali l'incriminazione del padre, noto latinista Corso, che non senza difficoltà riuscì a riabilitare ottenendo la revisione postuma del processo e la sua assoluzione. Celebre inoltre la battaglia con Grandi, amico d'infanzia del padre, sempre inchiodato alle sue responsabilità non tanto relative al 25 luglio e al tradimento nei riguardi di Mussolini, bensì per l'aver contribuito a consegnare il paese nelle grinfie di Badoglio e direttamente agli angloamericani, incurante delle conseguenze disastrose cui l'Italia andò incontro. Superstite della RSI, in territorio nemico come soleva dichiararsi, Buscaroli con inusitata coerenza rifiutò l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica con una lettera indirizzata al direttore dell'ufficio delegato che merita di essere riportata. Gentile dottoressa, grazie per la sua premura, ma io non desidero e non voglio alcuna onorificenza da questa Repubblica. Mi parrebbe uno scherzo di cattiva specie. Fermi la macchina, la prego, e non se ne abbia male. Detesto questa Repubblica.
grazie. Con tale bagaglio si può ben immaginare con quale sentimento il Buscarole accolse la possibilità di riscrivere il 25 luglio, eventualità possibile grazie all'intercessione del deputato Filippo Anfuso, capo gabinetto di Ciano e sottosegretario agli esteri della RSI, che prima di spirare durante una seduta alla Camera riuscì ad organizzare l'incontro con il barone Hidaka, diplomatico dell'impero giapponese. Ritorniamo al tanto atteso incontro del 6 luglio del 66, quando Buscarole conobbe Shinrokuro Hidaka, che l'accolse con quell'esclamazione quasi liberatoria. Nel suo modesto ufficio al Nippon Building, Hidaka, figura altera e magra, piena di un sorriso malinconico, quasi a disagio nel suo esilio parastatale, ci tenne a precisare che in quanto diplomatico di rappresentanza presso Mussolini, gli americani non lo consideravano meritevole di rispetto e considerazione. Iniziando il suo racconto con la personale odissea vissuta una volta finita la guerra in Italia, Hidaka si racconta quale transfugo in un paese in macerie, costretto ad aprirsi un varco nella ritirata tedesca fino in terra elvetica, dove venne respinto in attesa dell'arrivo degli americani. Una volta giunti i liberatori, venne spedito a Montecativi, Salso Maggiore ed infine a Napoli. Gli americani, rammenta, non sapevano che farsene delle missioni diplomatiche giapponesi rastrellate nei paesi sconfitti. In 200, prosegue Torvo, vissero un anno di pura angoscia, disperati mentre il Giappone veniva avvelenato dai funghi atomici di Hiroshima e Nagasaki, con la certezza di come tale disfatta avrebbe privato la sovranità del suo paese per sempre. Finalmente nel 1946 gli americani imposero al governo nipponico di recuperare il corpo diplomatico, pur quest'ultimo sprovvisto di una nave in grado di adempiere a tale missione, tanto che dovettero ricorrere ad un vecchio vapore spagnolo per permettere infine ai diplomatici di tornare a casa loro. Il racconto di Hidaka, come riporta il Buscarole, si tinge di una composita amarezza vista da profonda dignità, quando ricorda le dimissioni volontarie presentate onde evitare l'epurazione voluta dagli americani nei confronti di coloro che servirono presso i paesi dell'asse. Ora quell'ufficio al Tokyo Building rimaneva l'unica occupazione permessa ai collaborazionisti come lui, ottenuta grazie ai colleghi e ai funzionari nipponici che cercavano di salvaguardare la carriera di uomini capaci, destinandoli alla direzione di aziende parastatali. Espediente oculato per consentire una certa autonomia decisionale in campo economico. Hidaka, forse per uno strano scherzo del destino, ricopriva la carica di direttore della scuola per giovani diplomatici, dimostrazione concreta della capacità nipponica, nonostante il dramma, di far sopravvivere le proprie istituzioni a differenza degli alleati nel tripartito. Terminati i convenevoli, prima di iniziare l'intervista, il barone Hidaka precisò a Buscarole come lui fosse il secondo dopo lo storico Deakin a fargli visita, nonostante fosse un testimone decisivo di quella serie di avvenimenti che andarono compiendosi in quel torrido luglio di un ventennio prima. Che nessuno dei sedicenti storici abbia provato la minima curiosità di quel che poteva dirvi Mussolini nel suo colloquio politico che ebbe dopo la notte tra il 24 e il 25 luglio, prova soltanto di quale tempra siano come storici. Chiosa Buscarole. Amen. È una storia che mi son fatto e rifatto tante volte, in tante ore tristi e vuote. Ero arrivato a Roma alla fine di giugno del 43. Avevo chiesto un'udienza del Duce da quasi un mese, ai tempi ricopriva anche la carica agli esteri, di fatto il mio ministro di riferimento, oltre più che avevo un messaggio riservato diretto ad uno dei tre capi del tripartito. Dopo il convegno a Feltre, il mio primo ministro Tojo mi diede precise indicazioni in tal senso. Fu l'ultima udienza che Mussolini concesse come primo ministro prima del suo arresto. Visto ciò che successe potrebbe sembrare di importanza limitata, ma per la grande storia, come la intendiamo noi giapponesi, quando e se si farà, vorrà dire che Mussolini aveva ripreso il timone. Al re disse certamente quanto aveva detto a me circa 4 ore prima, non v'è dubbio. Dava la seduta del Gran Consiglio, conclusa poche ore prima, poca importanza, desideroso altresì di liberarsi di faticose responsabilità personali. Contava sull'appoggio del re, e con ragione. Il re non poteva non appoggiarlo se Mussolini gli aveva detto ciò che avevo sentito io.
cioè che entro 3 giorni avrebbe fatto consegnare al Führer una nota molto recisa. Con quella decisione il Duce aveva scavallato di colpo la congiura militare che ignorava, ma che il re conosceva, tanto da dare ugualmente l'assenso al suo arresto. Tutto quanto i militari vociferavano e auspicavano da allora, lui l'aveva già fatto e ora lo riferiva. I militari non potevano saperlo, ma il re in quell'udienza lo seppe. Badate bene, l'out-out alla Germania era già lanciato. Sapete perché sono sicuro di questo? Perché quando Mussolini andò a Villa Savoia alle 17, io avevo già telefonato al mio collega von Mackensen che entro mercoledì, sì, era domenica, Berlino avrebbe ricevuto una nota. Mackensen mi aveva chiamato la mattina per dirmi che il Duce gli aveva telefonato. Aveva in pugno la situazione e non c'era ragione di allarmarsi. Purtroppo Mackensen cercò il suo ministro tutta la mattina e quando finalmente l'ebbe al telefono avevano appena comunicato l'arresto di Mussolini. Voglio essere il più chiaro possibile. Il chiarimento tra Roma e Berlino era già sulla strada, perciò vi affido la verità. Facendo arrestare il suo primo ministro, il re, acquarone e i militari impedirono a Mussolini di portare a termine ciò che aveva intrapreso, smentendo lo scetticismo di grandi e dei generali. Tutta gente che davanti all'identica necessità non seppe far altro che fuggire a Ortona, nascondersi nei conventi e nelle ambasciate. Per tenerli a bada, come dicevano, avevano riempito l'Italia di nuove divisioni tedesche e quando Eisenhower ci chiuse in trappola annunciando la resa, segnò la fine delle forze armate e la doppia occupazione dell'Italia. Infine la guerra dei comunisti, che volevano una voce in capitolo, non avendola mai avuta, se la presero. Un attentato dopo l'altro, una rappresaglia dopo l'altra. I congiurati non sapevano a quale montagna di munizioni davano fuoco. Il re, Badoglio, Acquarone e i generali afferrarono come un dono provvidenziale quello che era un fiammifero acceso e dettero fuoco all'intera polveriera. Loro e soltanto loro è la colpa dell'immane disastro. Se l'Italia avrà mai più una storia, dovrà maledire quella gente nei secoli dei secoli. Idaca svela particolari che, privi di una censura di stampo partigiano, basterebbero a riaprire un capitolo rimaneggiato e troncato della storia d'Italia. Come Buscaroli ebbe a dire che un tale gioco al massacro delle fonti, la storiografia sabauda badogliana e quella generalmente antifascista, poi esclusivamente comunista, fossero costrette ad una perfida alleanza svalutando e soffocando voci dissenzienti come quella di Idaca, rimane la sola scappatoia che una piccola folla di scrocconi imbroglioni riuscì a trovare pur di perpetrare la leggenda che la triade Gran Consiglio, Colpo di Stato, Governo Badoglio e CLN, suo erede, fossero l'unica e necessaria via ad una salvezza altrimenti impossibile. Dunque, che Mussolini avvertisse l'ambasciatore del Giappone di come l'Italia si sarebbe trovata nell'assoluta impossibilità di continuare il conflitto, quindi di dover ricorrere ad una soluzione politica, rimase celata, poiché in contrasto con la storiografia cellenista, necessaria come fondamento della Repubblica antifascista. A rimarcare la sconfessione della versione cellina rimane l'appunto che il sottosegretario Bastionini consegnò al segretario di Stato Vaticano, Cardinal Maglione, la sera del 27 luglio. Documento decisivo, annota Buscaroli, per rivelare la linea diretta tra Mussolini e Idaca e attraverso loro con il governo giapponese del Terzo Reich. In tale documento si rendeva noto che il Papa non sarebbe stato alieno dall'imbastire una trattativa per concludere una pace separata con l'assenso dei governi italiano e tedesco. Bastianini fece presente al cardinale di come Mussolini fosse l'unica persona in grado di convincere Hitler ad abbandonare l'Italia, di cui la necessità che Inghilterra e USA non ponessero come pregiudiziale l'allontanamento del Duce dal governo, per loro stesso interesse, così da permettere con l'intercessione di Mussolini presso Hitler di evitare loro la necessità di affrontare i tedeschi sul fronte italiano. Soltanto 2 libri parlarono di tali fatti, scritto l'uno dal Bastianini e l'altro dal titolo 1943, 25 luglio, 8 settembre, da Ruggero Zangrandi. Mentre le memorie di Bastianini offrono una versione attendibile del colloquio, seppur incompleta, posto che Bastianini votò l'ordine del giorno Grandi, tanto da sorprendere Mussolini che disgustato lo nominò in presenza di Scorza,
Il libro di Zangrandi rende plausibile l'incomprensione dei fatti di Bastianini, che con certa sicurezza informa di come Idaca non avesse nulla di particolare da dire. Lo stesso Idaca sconfesserà Bastianini che non poteva conoscere ciò che il primo ministro Tojo incaricò il delegato di fare, cioè sentire preventivamente il duce a proposito del tentativo che il governo giapponese intendeva compiere per una tregua con i sovietici. Inutile dire che, avendo osato rompere l'asse badogliano-antifascista, il libro di Zangrandi fu considerato nella storiografia ufficiale, compresa quella comunista, cui Zangrandi apparteneva, inesistente. Pur essendo tra i promotori del patto anti-Comintern e condividendo la visione del Führer sul pericolo rappresentato dall'URSS, il Giappone riteneva impossibile per il tripartito prevalere su occidentali e sovietici. A metà del 43 Stalin era ancora indeciso verso Stati Uniti e Inghilterra, diffidando dallo schierarsi apertamente con loro, mentre era dispostissimo a trattare con una tregua con Hitler alle dovute condizioni. Al termine di queste considerazioni, Buscaroli afferma di come le rivelazioni di Idaca e la conseguente trasposizione in articoli pubblicati sul giornale rappresentavano la condizione ideale per riscrivere il 25 luglio. I gerarchi misero in minoranza la notte e il re fece arrestare il giorno dopo un Mussolini che aveva avviato un chiarimento con Hitler sulla condotta della guerra, scavalcando entrambe le congiure, il cui risultato non fu salvare il salvabile, bensì travolgere quanto ancora poteva salvarsi. Ad avvalorare tale tesi ci pensa De Felice quando riporta di come nei giorni precedenti Molotov disse a Idaca di aver rifiutato la concessione di basi aeree richiestagli dagli anglo-americani, il che spiega perché la mattina del 25 Mussolini trovò il tempo di dare udienza a Idaca, convocandolo d'urgenza. Il comportamento di Stalin era perfettamente in linea con quanto soleva affermare sin dal 39, ovvero che c'erano due guerre, quella dei capitalisti tra loro e quella socialista contro i capitalisti. Qualsiasi parte avesse scelto sarebbe stata una soluzione temporanea. Idaca a tal proposito ricorda che sondaggi e tentativi di tregua tra URSS e Germania continuarono fino al maggio del 44, prima dello sbarco alleato in Normandia, e ripreso a settembre con partecipazione giapponese. Scoglio principale che fece naufragare le trattative fu l'Ucraina, che Hitler non volle cedere. Tuttavia, dopo la distruzione dell'armata corazzata Wehrmacht, il primo ministro Tojo tentò in ogni modo di convincere Hitler a trovare un accordo, timorato dal possibile destino nipponico, cercando una sponda con il duce. Lo stesso Göring promise di parlare direttamente al Führer, ma Hitler pose come condizione al colloquio il riparlarne dopo l'offensiva d'estate. Non poteva trattare dopo Stalingrado. Ma l'Ucraina non l'avrebbe lasciata, convinto com'era che senza di essa la Germania non potesse sfamarsi. Ecco perché Mussolini si decise a compiere un energico passo per convincere Hitler a interrompere l'ostilità sul fronte orientale e rinunciare all'Ucraina, cosa che avrebbe permesso di trasferire peso del potenziale bellico contro gli alleati nel Mediterraneo. La mediazione con la Germania, resa necessaria dalla convergenza nippo-italica, sarebbe stata la sola soluzione per impedire il collasso del tripartito, costringendo l'Italia a cercare una soluzione politica. Idaca concluse le sue considerazioni convinto che la convergenza Mussolini-Tojo avrebbe costretto Hitler a prendere sul serio l'ipotesi della tregua. Era il momento giusto. Il 10 luglio gli anglo-americani invasero la Sicilia, il 14 il Führer aveva arrestato l'offensiva Citadel perché fallita. Prima di incontrarsi con Churchill e Roosevelt, Stalin voleva sapere cosa aspettarsi da Hitler. Ai giapponesi indicò la linea Riza-Dardanelli come base di discussione. Durante la conferenza di Feltre del 17 e 18 luglio, Hitler disse che Stalin avrebbe accettato l'apertura tedesca soltanto a patto che i giapponesi la sostenessero con una minaccia d'attacco in Asia, cosa che avrebbe infranto il patto di non belligeranza nippo-russo. Quello di Mussolini non era più uno stato d'animo, ma una decisione ufficiale, tenuta in ombra dagli storici che attingono da fonti monarchiche, militari, grandiane, antifasciste, per non rivelare come Mussolini li stesse sopravanzando proprio quando loro l'ebbero tolto di mezzo. Lo stesso Mussolini, nonostante la sua deposizione, confidava che un'azione tanto risoluta compiuta dal re avesse a latere un'intesa con gli anglo-americani.
Purtroppo non sarà così. Troppo impegnati i congiurati a pensare come e dove fuggire, persero un mese a imbrogliare i tedeschi mentre questi ultimi riempivano il paese. Non sapremo mai con assoluta precisione cosa sarebbe successo e cosa il duce ebbe a dire al re, se gli rivelò, nonostante il giuramento fatto a Hitler a Feltre di mantenere l'assoluto riservo sulle nuove armi pronte per la Wehrmacht, o se il re, scongiurando il golpe, avrebbe permesso a Mussolini di realizzare ciò che ottenne Mannerheim, conducendo una stremata Finlandia fuori dall'alleanza tedesca. Quel che può ragionevolmente affermare è la sua volontà di seguire i congiuranti, lasciandosi dietro macerie che toccarono in sorte proprio al suo ex primo ministro una volta sorta la RSI. Mussolini, che ormai privo di credibilità, poté soltanto mitigare le conseguenze dei tradimenti ai danni dei tedeschi. Dopo la nascita dell'RSI, il compito di Hidaka fu di fare da tramite tra Mussolini e i tedeschi, tanto che Mussolini lo considerava il suo solo amico. Dopo aver risieduto a Gardone, si trasferì a Bellagio, vicino alla frontiera svizzera, diventando un villaggio di diplomatici. Incontrai per l'ultima volta Mussolini il 18 aprile. Ero andato apposta per esortarlo a rinnovare il miracolo di dicembre. La scossa nervosa del discorso allirico di chiamare a raccolta i fedeli per l'ultima resistenza. Fece un gesto pacato e poi rispose: «Fra pochi giorni sarò a Milano. Vedremo. Non lo vidi più. Ci sono tante cose che non ho capito. Forse dopo la mia morte. La guerra è lontana, ma c'è sempre dentro di noi una causa comune per quella continueremo finché avremo vita, la nostra verità». Qui ebbe modo di saggiare la spirale di violenza della guerra civile quando il comandante Mitsuo Ubu, il suo addetto navale, venne fermato all'altezza di Merate da un comando partigiano dove, dopo essersi presentato, verrà assassinato sul posto. Così concludeva Buscaroli la ricostruzione di quella giornata, lasciando a Hidaka le considerazioni finali. Mentre lo script di base a questo video prendeva forma, una riflessione con forza reclamava il suo spazio verbale, una considerazione che racchiude il sentimento di God Save the Vintage. La necessità non di prendere unicamente verso una verità, bensì di dare modo ai vinti, ai nemici dell'ordine costituito, ai morti dimenticati, ai vincitori trascurati, di poter dire la loro. Di poter trovare spazio nella storia e voce nella narrazione che una coscienza partigiana, nel senso del termine, ha troppo a lungo negato loro, ledendo la credibilità di una repubblica sorta sul tradimento, il sangue e il disonore. Che questo possa essere un piccolo passo per levare almeno il tacco di questo stivale dal fango cui è costretto. Che questa nazione possa ridestarsi un domani dal mefitico sonno della storia.